Ma in Italia che risposta dal pubblico sta ricevendo la musica barocca in questi anni? Devo dire che, diciamo, negli ultimi anni c'è una grandissima risposta in Bene. Italia. Abbiamo iniziato, noi siamo un po' i pionieri della musica barocca, ripeto, io ho iniziato nel 1986, se non ricordo male, e quindi sono 32 anni, insieme ad altri due o tre amici. Quelli che ora hanno i gruppi più importanti in musica barocca, che sono ritenuti a livello mondiale i più grandi conoscitori della musica barocca, poi parlo, io ho la fortuna di lavorare con Rinaldo Alessandrini, che è il direttore di concerto italiano. Lui è stato uno dei pionieri, è un cembalista, un organista, un continuista fantastico, e tutti quelli che hanno iniziato in quegli anni hanno poi proseguito gli studi, si sono specializzati e sono diventati, alcuni di loro hanno formato anche dei gruppi importanti e hanno portato in Italia quello che prima invece non c'era, diciamo. Mentre c'era all'estero, in Germania, in Francia, in Inghilterra soprattutto, che se parliamo dei grandi interpreti, da Arnon Kurt, o Gardiner, o Trevor Pinnock, o Kopman, che sono sulla scena da anni, questi qui all'estero, infortunatamente noi abbiamo avuto degli strumentisti che hanno iniziato, magari hanno lavorato anche con questi grandi maestri, con questi pionieri, e poi hanno portato la musica barocca in Italia, e devo dire che ha una grande risposta, un grande riscontro, sempre più apprezzata, soprattutto quando è fatta ad alto livello, diciamo. Certo. Tu suoni anche all'estero, Hermes? Moltissimo, In moltissimo. particolare E dove? ripeto, scusa. In particolare dove? Ma guarda, devo dirti che l'anno scorso abbiamo fatto Cina, Australia, Giappone, tutta Bello! l'Europa, dal Lussemburgo, la Spagna, la Germania, l'Inghilterra. Diciamo che si lavora tanto, tanto in Europa. In Europa. E però spesso con questi gruppi specializzati soprattutto su Monteverdi. I gruppi italiani che fanno Monteverdi, fanno musica italiana, sono molto apprezzati e molto richiesti. Quindi Certo. tu hai un gruppo italiano, concerto italiano, anche Alessandro Quarta, che ha un altro gruppo molto importante, concerto romano, piuttosto che la Veneziana, piuttosto che la Cappella Ducale di San Marco, tantissimi gruppi in Italia, però all'estero sono molto richiesti i gruppi italiani che fanno musica italiana. Diciamo che i Certo. cantanti italiani a fare la musica italiana barocca sono i migliori al mondo. Ah. Ci piace questa Sono notizia. Certo, richiesti, è la nostra musica. certo. È la nostra musica, per cui siamo molto richiesti, gli italiani sono molto richiesti, soprattutto, ripeto, i gruppi di alto livello. E c'è sempre un grande riscontro, una grande presenza di pubblico nelle sale da concerto, nei teatri, nelle chiese, dipende da cosa si suona e dove si fa, e c'è sempre un grande riscontro positivo da parte del pubblico.